Un'omelia intensa per preparare l'apertura della Porta Santa e l'inizio del Giubileo della Misericordia. Papa Francesco, nella solennità dell'Immacolata Concezione e a 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, mette in luce il primato della grazia che rimanda all'invocazione dell'angelo Gabriele a Maria. È proprio la pienezza della grazia che trasforma il cuore e cambia la storia dell'umanità. La festa dell'Immacolata Concezione, afferma il Papa, esprime la grandezza dell'amore di Dio, un amore che previene, anticipa e salva. È Maria la testimone privilegiata della promessa del Signore, quella della vittoria sul peccato, della luce che salva nonostante la tentazione di voler progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. Anche l'anno santo, continua Francesco, è un dono di grazia nel quale crescere nella convinzione della misericordia. In quel varcare la soglia della Porta Santa c'è la scoperta della profondità dell'incontro con il Padre. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio. E in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. Ricordando il Concilio Vaticano II, il Papa mette in luce la potenza dell'incontro della Chiesa con l'uomo di oggi, nella sua città, nella sua casa, nel luogo di lavoro. Dovunque c'è una persona, giunge là, la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo. Così è necessario riprendere lo spirito emerso dal Vaticano II, perché attraversare oggi la Porta Santa ci impegni, conclude il Santo Padre, a fare nostra la misericordia del Buon Samaritano.